Il Lecce ha in mano le chiavi della Serie A e i giallorossi si sono rimessi nelle condizioni di poter rimanere davanti fino all'ultima giornata. Meglio evitare di sprintare con squadre tipo Sampdoria e Cesena. Le due vittorie di fila sono state la testimonianza della forza morale della squadra di De Canio, la quale oggi ha una mentalità costruita nel tempo. Io ricordo, abbiamo fatto due partite in casa, Roma e Bologna, e potevamo pareggiarle, ma alcuni cambi fatti anche dal sottoscritto in prospettiva vittoria, poi si sono rivelati inefficaci perché abbiamo perso. Una coerenza che non appartiene a tutti gli allenatori. Il Lecce arriva alla sfida contro il Cagliari nel suo momento più positivo, favorevole sotto ogni punto di vista. E pensare che proprio a Cagliari, sconfitta dei giallorossi per 3-2, l'allenatore leccese mise nelle mani del presidente Semeraro il proprio mandato con le dimissioni presentate e rigettate dalla dirigenza, grazie anche all'intervento del patron Giovanni Semeraro. Un girone dopo, il Lecce sopra la linea di galleggiamento, ma forte di una maturità acquisita nel tempo, anche disperdendo, cammin facendo, punti importanti che oggi avrebbero portato il Lecce a navigare a vele spiegate. I risultati dicono che De Canio ha fatto un ottimo lavoro portando la squadra ad erigere un muro tattico fortificato dall'azione lenitiva di attacco e centrocampo, lasciando alla difesa compiti minimali quando possibile. La difesa a gennaio è stata rinforzata, non completata, con Tomovic oggi perno di un terzetto difensivo che potrebbe essere la novità definitiva di questo finale di campionato. Sfumato l'arrivo di un altro centrale, De Canio ha insistito con Gustavo, più problematico del previsto, l'inserimento del brasiliano, con Fabiano ad un passo dall'Atalanta, ma le cui qualità sono state successivamente esaltate in termini tecnici da De Canio, facendone pare un giocatore insostituibile. No, sono contento, sono contentissimo. Per me è stata fino adesso una stagione positiva, sono contento, spero di continuare fino alla fine e poi chiudere quest'anno con la salvezza. Non va dimenticato l'approccio di Ferrario al campionato di Serie A. Pur giocando a corrente alternata a causa di alcuni problemi fisici, l'ex difensore del Ravenna ha dimostrato di avere un margine di crescita notevole. Non bisogna dimenticare i progressi di Donati e Brivio e il percorso formativo di Mesbah, sempre più disciplinato. Il concetto di squadra di cui ha parlato tanto De Canio nei mesi scorsi ha avuto la sua fioritura nelle settimane precedenti, anche quando al cospetto di buone prestazioni arrivavano sconfitte meritate. E la fase difensiva, per la quale maggiormente i calciatori stanno recitando una parte importante in questo finale di stagione, la carta vincente dei giallorossi. Nelle ultime 7 partite il Lecce ha subito 7 gol, come il Brescia, il Chievo e la Lazio, 3 in più di Milan, Inter e Udinese, 1 in meno del Napoli, 5 della Roma e 3 della Juve. Se l'attacco non si prende pause di riflessione, il Lecce può tenere a ruota le inseguitrici. Dobbiamo avere i piedi per terra perché ancora siamo tutti lì. Abbiamo fatto un grosso passo in avanti, però siamo tutti lì ancora. Dobbiamo avere i piedi per terra e continuare su questa strada. Sarà una partita dove dobbiamo avere, come abbiamo avuto contro l'Udinese, contro la Sampdoria, la giusta tensione. Perché lo sappiamo che in Serie A non ci sono le partite facili. Per cui la tensione sarà la cosa fondamentale per domenica.